Buon pomeriggio a tutti. Il mio intervento cerca di illustrare in sintesi un abbastanza corposo rapporto redatto dal tavolo di lavoro che è stato istituito presso ISPRA a seguito di una richiesta da parte del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare nell'estate del 2013 circa la possibilità di raccogliere in collaborazione con altri enti le informazioni consolidate e disponibili circa le possibili relazioni tra l'estrazione di idrocarburi e l'aumento o l'innesco di attività sismica. Il tavolo di lavoro si è costituito nel novembre del 2013, ma ha iniziato le sue attività soltanto nel febbraio 2014 a seguito della nomina dei rappresentanti dei diversi enti. L'attività si è svolta per diversi mesi nel corso del 2014. A giugno il rapporto è stato consegnato al Ministro e successivamente pubblicato sul sito internet dell'ISPRA, dove è tuttora disponibile, quindi se siete interessati lo trovate lì. Il tavolo di lavoro è un tavolo di lavoro permanente coordinato da ISPRA, ma vede la partecipazione di diversi enti che vedete qui elencati. Chiaramente le attività del tavolo si sono andate ad affiancare ad altre attività che erano già in corso di svolgimento e che si sono avviate successivamente allo stesso. Gli obiettivi del tavolo che erano in qualche modo indicati dal Ministro sono stati in parte ridefiniti dal tavolo stesso, raggiungendo come primo obiettivo proprio la redazione del rapporto informativo. Questo rapporto costituisce di fatto un contributo alla conoscenza delle relazioni che possono esistere tra le attività antropiche, intese con un'accezione un po' più ampia di quella che era nella richiesta originaria del Ministro dell'Ambiente, e l'aumento o l'innesco di attività sismica, importante anche al fine della valutazione dei possibili conseguenti impatti ambientali. Riteniamo che il rapporto costituisca allo stato attuale la fotografia più aggiornata, completa e coordinata di tutte quelle competenze, conoscenze, ma ancor di più banche dati, infrastrutture e reti di monitoraggio disponibili presso gli enti italiani, enti di ricerca o amministrazioni centrali. Il rapporto si articola in una serie di capitoli, un'introduzione che di fatto fa sintesi in una decina di pagine degli elementi essenziali che poi sono ripresi estesamente all'interno del rapporto, un capitolo sulla sismicità, sulla situazione della sismicità indotta e innescata in Italia, la famosa tabella che avete visto già stamattina illustrata dall'ingegner Panei, e una parte relativa a ciascun ente dove vengono elencate le attività istituzionali o le relazioni con altri soggetti nazionali, le collaborazioni in ambiti di progetti di ricerca nazionali e internazionali, ma anche, questa è una cosa molto importante, parere del tavolo, è stato dichiarato esplicitamente quali sono attività che vengono svolte dagli enti in collaborazione con soggetti industriali. Per ciascun ente viene fatta una sintesi dei risultati, delle conoscenze, delle banche dati disponibili di interesse per il tema, chiaramente ce ne potrebbero essere molte altre. Una serie di appendici illustrano e dettagliano alcuni elementi che vengono introdotti nel rapporto. Gli enti partecipanti sono... avevano già delle relazioni istituzionali che li collegavano. Gli enti di ricerca partecipanti sono tutti centri di competenza del Servizio Nazionale di Protezione Civile, non so come si toglie questa cosa, le relazioni tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente vengono di fatto esplicitate attraverso la partecipazione di ISPRA con i suoi rappresentanti alla Commissione CIRM e alla Segreteria Tecnica per lo Stoccaggio Geologico della CO2. Scusate, ma non so come si toglie, non ho un mouse. Non va avanti? Non va. Ancora di più esistono delle relazioni ormai consolidate, ne abbiamo sentito parlare stamattina, tra gli enti di ricerca, INGV, CNR, OGS e il Ministero dello Sviluppo Economico per le attività relative al gruppo di lavoro per la definizione delle linee guida, e una partecipazione di ISPRA come consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda la valutazione della compatibilità ambientale per i progetti di estrazione a mare e a terra.
Come vi dicevo, il rapporto è estremamente corposo e cerca di fare veramente una fotografia delle attività che ciascun ente svolge sui temi di interesse. Questa tabella prova a fare un po' la sintesi di quello che emerge dal rapporto. Vedete sulla sinistra una colonna che in qualche modo riassume le macro aree di attività degli enti partecipanti e con i diversi colori la tipologia di attività, se istituzionale oppure se si tratta di progetti finanziati in ambito nazionale, internazionale o se sono progetti di ricerca svolti in collaborazione con soggetti industriali. Mi preme sottolineare la enorme disponibilità di dati geologici e geofisici che vengono realizzati attraverso la produzione di banche dati da tutti gli enti partecipanti, con una specificità maggiore per ISPRA e INGV, che hanno dei compiti legati proprio alla loro attività rispetto alla produzione di dati, ma una compartecipazione alla produzione di informazione anche da parte degli altri enti. L'utilizzo dei dati disponibili, soprattutto da parte degli enti di ricerca, sia nell'ambito di attività istituzionali che di progetti, la costruzione di modelli geologici di sottosuolo e un'enorme mole di informazioni prodotte nell'ambito di progetti istituzionali, progetti di ricerca nell'ambito delle georisorse, che sono qui declinate non soltanto per quanto riguarda gli idrocarburi e lo stoccaggio di gas naturale, ma anche per quanto riguarda geotermia e confinamento geologico della CO2. Appare abbastanza evidente, come è nei loro compiti istituzionali, che gli enti di ricerca sviluppano sul tema delle georisorse le loro attività prevalentemente nell'ambito di progetti finanziati dalla Comunità Europea e da soggetti industriali. Viceversa, nel caso specifico di ISPRA, queste attività si concentrano prevalentemente in ambito istituzionale, anche attraverso la partecipazione agli expert group sulle georisorse e sulle risorse minerarie di Eurogeosurveys. Ci sono delle relazioni consolidate anche nell'ambito delle attività di protezione civile, lo vedremo successivamente, e un'importante produzione di informazione nell'ambito dei monitoraggi della sismicità naturale, della sismicità indotta e delle deformazioni al suolo. Questa tabella è una sintesi, non contiene tutti i progetti perché sono veramente tantissimi, ma il rapporto li riporta per intero. Vedevamo nella tabella e sostanzialmente tre sono le fonti di finanziamento della conoscenza scientifica prodotta dagli enti partecipanti al tavolo: progetti e collaborazioni nazionali. Anche in questo caso sono qui sintetizzate solo alcune delle esperienze che possono in qualche modo dare un'idea della possibilità di informazioni che gli enti italiani sono in grado di fornire sul tema. Importantissimo nel corso degli ultimi 10 anni è stato il finanziamento attraverso i progetti sismologici finanziati dal Dipartimento della Protezione Civile, che attraverso convenzioni con INGV finanzia e ha finanziato anche CNR, ISPRA e OGS. Tra questi, in tempi recenti, ne cito soltanto uno, nell'ultimo accordo quadro, un sottoprogetto del progetto sismologico S2 ha indagato i problemi legati alla pericolosità sismica degli impianti di stoccaggio di gas in serbatoi naturali depleti. I risultati di questi progetti sono nella disponibilità della Protezione Civile, ma sono in parte disponibili anche sul sito istituzionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e sono comunque a disposizione della comunità scientifica se pubblicati. Ci sono poi una serie di attività che vengono svolte attraverso finanziamento e collaborazione con altri enti e amministrazioni dello Stato, sia locali che centrali. Sono citati a titolo d'esempio un'attività sugli idrocarburi, che è la relazione tra Regione Basilicata e CNR per la fase di start-up dell'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri, che credo si concluda giusto ora, e le esperienze maturate da CNR nell'intesa operativa con il MISE nell'ambito del progetto Vigor sulla geotermia e la partecipazione di OGS all'osservatorio CCS.
Come vedevamo, nell'ambito delle georisorse, in particolare, una spinta importante alle conoscenze viene dal finanziamento di progetti europei. Il tema delle georisorse è un tema particolarmente sensibile e viene ampiamente finanziato in Europa. Gli enti italiani di ricerca partecipano attivamente a questi progetti, anche in questo caso ve ne elenco solo alcuni. Il primo riguarda più direttamente ISPRA ed è il progetto di cui parlava anche stamattina Italiano, è il progetto GeoMol, a cui non partecipano soltanto Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna, ma anche ISPRA, in particolare per tutta la parte che riguarda il workflow di modellazione di sottosuolo. Quindi il modello presentato al laboratorio Cavone nasce proprio da questa esperienza, collocandosi esattamente nella zona centrale della pianura padana. Importanti partecipazioni a progetti sulla geotermia, anche qui sono stati evidenziati quelli che hanno poi delle ricadute sui possibili problemi legati alla sismicità indotta innescata, e partecipazioni a progetti sullo stoccaggio geologico della CO2. Infine, una parte importante, come facevo vedere già prima, va considerata relativamente ai progetti di ricerca a cui partecipano gli enti, in particolare INGV, OGS e CNR, in collaborazione, diciamo, su finanziamento con soggetti industriali. Anche in questo caso abbiamo progetti che spaziano dagli idrocarburi allo stoccaggio gas alla CCS, e si è voluto specificare questa cosa nel rapporto proprio per mantenere il più possibile la trasparenza, di cui si è molto parlato nel corso di questa giornata. Evidenzio l'esperienza della rete sismica di Collalto, perché richiamerò questa cosa nelle conclusioni, come un'esperienza che ha dato uno spazio importante anche alla comunicazione dei risultati verso diciamo il mondo esterno, la società, coloro che sono interessati nelle aree in cui il sito è ubicato. Il rapporto descrive abbastanza ampiamente la enorme quantità di dati disponibili presso gli enti partecipanti. Riporto un passo del rapporto, perché credo che sia estremamente importante: le attività istituzionali, in particolar modo di ISPRA e INGV, ma non esclusivamente, contribuiscono in modo significativo alla creazione e al mantenimento di banche dati che sono a scala nazionale, permanenti e pubblicamente accessibili. Quindi abbiamo un'immediata disponibilità di una quantità di dati veramente molto consistente. Vi scorro molto rapidamente alcune home page delle banche dati di cui si parla all'interno del rapporto. Parto da quella che mi è più familiare, il portale del Servizio Geologico d'Italia, anche per semplicità, perché nel nostro caso tutti i dati delle banche dati possono essere, diciamo, visualizzati e utilizzati attraverso un unico strumento. Si tratta di banche dati relativa a diversi tematismi. Abbiamo ovviamente dati geologici, a partire dalla banca dati CARG, ma anche altre banche dati geotematiche, dei dataset relativi a risorse e prospezioni e a pericoli naturali. Questi dati, come dicevo in precedenza, sono integrati in dati in modelli di sottosuolo. Queste sono un paio di immagini tratte dal modello del progetto GeoMol nell'area di Cavone. Le banche dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia derivano in larghissima parte dalla continua registrazione di informazioni nella rete sismica nazionale, nella rete accelerometrica nazionale gestita in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, e grazie alle registrazioni in reti locali, alle quali contribuiscono anche altri enti. Anche in questo caso un'enorme quantità di informazione. Vi faccio vedere solo alcune delle banche dati, sulla sinistra ce ne sono indicate delle altre: il catalogo della sismicità italiana, il database ISIDE, catalogo sismico strumentale e parametrico, il database delle sorgenti sismogenetiche. Per ciascuna banca dati trovereste anche l'indirizzo web. La banca dati della rete accelerometrica nazionale, Itaca, gestita con il Dipartimento della Protezione Civile, e anche banche dati alle quali contribuiscono
altri enti, in particolare l'OGS con la banca dati Oasis, la banca dati geotopica del CNR per quanto riguarda i dati sulla geotermia e la home page del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie e Energetiche, che immagino tutti conosciate, insieme alla, al progetto Videpi, che ha fatto un importante sforzo di diffusione delle informazioni relative all'esplorazione petrolifera. Il rapporto di fatto evidenzia come, e l'abbiamo visto in tante mappe già nel corso della giornata, ci siano delle zone ovviamente maggiormente interessate dagli studi che vengono portati avanti dagli enti. È importante sottolineare, e questa è una cosa importante per il rapporto verso il Ministro dell'Ambiente, che queste aree sono anche quelle maggiormente soggette a possibili impatti sulle matrici ambientali, in particolare per le aree a terra abbiamo potenzialmente un forte impatto anche sulla, sugli abitanti, data l'elevata densità abitativa, in particolar modo in pianura padana. Come faceva vedere già stamattina l'ingegner Panei, uno sforzo importante è stato fatto dal tavolo per cercare di sintetizzare, capisco che non si vedrà praticamente nulla, per questo vi invito poi a scaricare il rapporto, questa tabella che fa un quadro riassuntivo degli episodi della sismicità indotta e innescata in Italia, documentati o ipotizzati. Sono state distinte i casi in funzione della tipologia di attività, si dà un'indicazione del periodo di monitoraggio locale considerato lì dove è disponibile, la magnitudo massima, e soprattutto della bibliografia che supporta la definizione del caso documentato o ipotizzato. Avevo questa slide sulla probabilità di detezione della rete sismica nazionale, ma è stata già fatta vedere. Diciamo, la considerazione che si fa è che chiaramente la tabella riassuntiva precedente non può essere considerata come esaustiva e non possiamo pensare che, soprattutto in passato, quando il livello di detezione della rete sismica era sicuramente peggiore, qualche evento possa non essere stato registrato. Questa cosa in tempi recenti, diciamo negli ultimi 10 anni, dato appunto la probabilità di detezione per le magnitudo indicate, possiamo considerarla sostanzialmente superata. È chiaro, come si diceva anche in precedenza, che per uno studio di dettaglio della sismicità indotta e innescata è necessaria l'installazione delle reti microsismiche, ma di questo si è parlato già precedentemente. Che cosa emerge in definitiva dal rapporto? Che gli enti partecipanti hanno delle relazioni e dei rapporti consolidati sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista delle collaborazioni di ricerca. Questa cosa è estremamente importante perché consente di diciamo, sfruttare al massimo le informazioni che sono disponibili soprattutto nelle banche dati, nelle infrastrutture, nelle reti di monitoraggio che costituiscono una base di partenza importante per lo studio del problema e che esiste già una buona capacità di integrazione delle funzioni e degli ambiti specifici di attività, non ci sono sostanziali sovrapposizioni nelle attività degli enti. Restano tuttavia alcuni nodi problematici che il rapporto mette in evidenza e che sono stati in realtà già ricordati nel corso della giornata. Sussiste un problema di difficoltà di accesso ad alcune tipologie di informazioni, soprattutto legate alle attività di esercizio e dei relativi monitoraggi. Questa cosa dovrebbe essere diciamo, in larga parte superata con le linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, ma fino a oggi questi dati erano disponibili soltanto nell'ambito di specifici progetti di ricerca e invece costituiscono una base di informazione essenziale per poter approfondire le problematiche. Quindi si poneva la questione di sviluppare azioni anche di tipo normativo che consentissero di diciamo, superare questo problema, di raccogliere, organizzare e preservare, nonché rendere disponibili questi dati. Un elemento essenziale che il tavolo ha identificato come stimolo all'intera comunità degli stakeholders è quello di predisporre degli efficaci e coordinati piani di comunicazione e di divulgazione che coinvolgano tutti i soggetti, quindi i soggetti industriali, la comunità locale, gli enti di ricerca e le amministrazioni. Questo coinvolgimento degli stakeholders resta diciamo uno degli obiettivi futuri del tavolo di lavoro e per garantire sostanzialmente una maggiore condivisione delle attività e quindi un operare con maggiore sinergia. Chiudo ringraziando tutti coloro che hanno partecipato al tavolo di lavoro, che ha fatto uno sforzo di condivisione veramente molto importante
che quindi voglio ringraziare qui. In basso trovate l'indirizzo da cui scaricare il rapporto, ma se entrate nella home page ISPRA e scrivete rapporto sismicità lo trovate con più facilità. Grazie.